Pace del Signore, cari fratelli e sorelle, in questa riflessione voglio toccare il punto dei gioielli e vogliamo includere anche gli orecchini, le collane, i braccialetti, il cosiddetto trucco o cosmetici per le donne come un ornamento esteriore influenzato dalle tenebre che non deve più far parte del popolo di Dio, degli uomini o delle donne di Dio. Amen. Prima Pietro capitolo 3, alleluia. Prima Pietro capitolo 3 al verso 3 dice così la scrittura: il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti. Con questa riflessione, con questo insegnamento da parte di Dio, voglio toccare il punto dei gioielli. Le figlie di Dio, in modo particolare, non devono indossare ornamenti esteriori di vanità per apparire più belle, più attraenti o più piacevoli agli occhi del prossimo. Ma i figli di Dio, e in modo particolare le figlie di Dio, perché non voglio fare una discriminazione fra uomini e donne, davanti agli occhi di Dio siamo uguali, però purtroppo questo tipo di ornamento esteriore, queste vanità, colpiscono di più le donne. Anche se, come ho detto in un video, oggi in questo mondo perverso e decaduto, anche gli uomini adesso usano orecchini e cosmetici, anche certi maschi influenzati dal diavolo. In questo mondo iniziano a usare dei cosmetici per il loro aspetto esteriore. Ma in modo particolare i cosmetici o i cosiddetti trucchi, che anche lì la parola trucco è veramente diabolica, perché ve lo voglio veramente provare, fratelli, vi voglio con l'aiuto di Dio e prima di tutto in accordo alla Sacra Bibbia, perché è il diavolo che si traveste, è il diavolo che porta le persone a modificare il loro aspetto per adornarlo, per cercare di abbellirlo, e li porta in un certo modo alla ribellione nei confronti del Creatore. Per esempio, se tu hai la pelle scura, nera, perché vuoi avere la pelle bianca? Lo sapete che ci sono delle creme, dei cosmetici, delle creme che certe persone di colore, che hanno la pelle nera, usano queste creme per diventare più bianchi. Anche quelle cose sono influenze diaboliche che cercano di manipolare, fratelli, in un modo astuto, seducente, in un modo sottile. Cercano di portare le persone alla menzogna, alla falsità. Perché la Bibbia dice, il diavolo lo sa, che chiunque ama e pratica la falsità, la menzogna, non entrerà nel regno dei cieli. E anche lì c'è la menzogna. Se io sono bianco, ma voglio avere una pelle più scura per essere più bello, più attraente, più alla moda, diciamo così, anche lì c'è una falsità. Anche lì c'è un'influenza demoniaca, ma noi lo vogliamo sgridare nel nome di Gesù. Perché anche quelle sono opere delle tenebre, della carne e sono cose che vanno contro il volere di Dio. Se io ho la pelle bianca, per
Per quale motivo voglio avere la pelle più scura? Ecco perché il diavolo ha inventato le abbronzature. Certi luoghi dove fanno le cosiddette lampade. Le lampade, le abbronzature sintetiche. E persone spendono centinaia e centinaia di euro per cambiare il loro colore naturale. Anche questo è dal diavolo. Per questo, in questa riflessione, con l'aiuto di Dio, in questo insegnamento, voglio toccare questi punti dei gioielli, dei cosmetici, dei trucchi e di altre vanità, di altri ornamenti esteriori che non vengono da Dio, ma vengono dal diavolo, vengono dal nemico, e noi come figli di Dio non dobbiamo più accettare. Dobbiamo predicare contro queste cose, perché sono influenze e manipolazioni del diavolo. Nella Bibbia ci parla di una donna che si truccò, usò delle tinte, dei colori nella sua faccia, ma era una donna posseduta dagli spiriti, era una donna malvagia, perversa, chiamata Jezebel. Jezebel, la moglie di Acab, era una donna che praticava la stregoneria, l'idolatria, era una donna che incitava il popolo alla fornicazione, all'immoralità, alla ribellione nei confronti di Yahweh, nei confronti di Dio dell'Eterno. Ma quella donna era una donna veramente che portò il popolo verso un cattivo esempio. E allora perché, se tu sei una donna di Dio, perché devi seguire l'esempio di Jezebel e ti devi pitturare la faccia e ti devi, tra virgolette, abbellire con del colore? Anche quella è un'influenza del diavolo. Anche quella è un'influenza satanica. Anche quella è un'opera della carne, è una vanità, è qualcosa che va contro il volere di Dio. Come ho detto prima, la abbronzatura sintetica, ma anche l'abbronzatura col sole, non va bene per i figli di Dio. Perché devi abbronzare il tuo corpo per avere un'altra sembianza, per modificare il tuo aspetto, per essere più scuro, più attraente, più bello? Perché? Anche quella è un'opera della carne, è vanità, è peccato, fratelli. Io lo dico biblicamente. È così. Anche l'abbronzare il corpo, la faccia, anche dietro quel atto o quella pratica di abbronzarsi, dietro c'è un'influenza che non è da Dio. È qualcosa di carnale, qualcosa che viene dalla vanità, qualcosa che è influenzato dal diavolo. Lo voglio dire apertamente così. Perché delle persone d'estate soprattutto vanno in mare ad abbronzarsi? Per modificare il colore della loro pelle, per essere più attraenti, più belli, secondo loro. Ma anche lì c'è un'influenza del maligno. Vanno a bruciare la loro carne, bruciano i loro corpi sotto il sole, ma per i figli di Dio non deve essere più così. E assolutamente, fratelli, se noi siamo figli di Dio, non possiamo fare quelle cosiddette lampade o andare in quei cosiddetti centri di abbronzamento con delle luci, con delle lampade artificiali. Quelle sono opere del diavolo. Come il trucco. Vedete, già la stessa parola trucco è qualcosa che veramente dimostra l'inganno che c'è. La parola trucco vuol dire inganno, falsità, un trucco. Che non è qualcosa di reale, non è qualcosa di genuino, di vero, ma
se c'è il trucco è qualcosa di falso. E noi non dobbiamo partecipare con la falsità, con l'inganno o con la menzogna, perché ogni menzogna, ogni falsità viene dal diavolo. Il diavolo è il padre della menzogna. Perciò voglio dimostrare biblicamente che tutte quelle cose che portano gli esseri umani a modificare il loro aspetto esteriore in un modo veramente che va al di là dell'igiene. Ascoltate, un conto è curare l'aspetto per l'igiene, per la salute, per avere un aspetto pulito e ordinato, ma un altro conto è quando si va nella vanità, nell'apparenza, nell'esteriorità, negli ornamenti, nelle cose che vanno al di là dell'igiene, cari nel Signore, e noi dobbiamo esercitare e avere il discernimento anche in questo. Amen. Io ho fatto una piccola ricerca sulla parola trucco e ve lo voglio leggere rapidamente, tratta dal dizionario. La parola trucco vuol dire mezzo con cui si riesce a nascondere o falsare la realtà. La parola trucco vuol dire questo: un mezzo con il quale si riesce a nascondere o manipolare la realtà. E vedete, il trucco, i cosiddetti cosmetici, vogliono dire questo. Se tu sei di una pelle, hai la pelle bianca, col trucco stai falsando la realtà. Col trucco stai manipolando la realtà del tuo aspetto esteriore. E anche quello viene dal diavolo. Vedete, il trucco è un artificio. Dice poi nel dizionario un espediente, un inganno, imbroglio, malizia, astuzia, addirittura dice il dizionario, diavoleria, furberia, malizia, marchingegno, stratagemma. Vedete, fratelli, frode, imbroglio, raggiro. La parola trucco vuol dire raggiro, imbroglio, frode. Ecco perché sto dimostrando, cari fratelli e soprattutto care sorelle in Cristo, che il trucco è dal diavolo, perché cerca di manipolare l'aspetto esteriore di una persona, mettendo una maschera, una falsa realtà. Donne che si truccano le guance con dei colori più vivaci, il rossetto nelle labbra per avere delle labbra più rosse. Per quale motivo lo fate? Per quale motivo metti il rosso incandescente nelle tue labbra? Se Dio ci ha creato con delle labbra di un altro colore, un colore sobrio, un colore che non è un colore appariscente, perché ti metti il rossetto? A chi vuoi piacere? Se tu sei una donna di Dio, devi piacere solo al Signore, e se sei sposata, devi piacere solo a tuo marito. E se tuo marito, ascolta, è veramente spirituale, lui sa che il rossetto non è buono. Se tuo marito è spirituale, non ti obbligherà, non ti spingerà, non ti incoraggerà a metterti il rossetto. Ma se tuo marito è veramente spirituale e guidato dallo Spirito di Dio, ti esorterà, ti incoraggerà a non mettere più il rossetto. Ecco perché io sto facendo questi video. E io fin dall'inizio ho incoraggiato mia moglie a non usare più quelle cose. Perché prima di conoscere Cristo, mia moglie era schiava di quelle cose.
come ha detto in un video che più di un anno fa abbiamo registrato per la gloria di Dio, e vi racconto come fui liberata dalle vanità esteriori, lo potete trovare su YouTube. Vi racconto come fui liberata dalle vanità esteriori. Il rossetto, cari fratelli e sorelle, è una vanità esteriore, è un trucco, e la parola trucco vuol dire inganno, falsità, come i maghi che fanno i trucchi. Il trucco è qualcosa che va a manipolare la realtà, è una falsità, una menzogna, è qualcosa che vuol far credere il contrario di quello che è. Ecco perché sto fortemente, fratelli e sorelle, predicando contro queste cose, perché sono cose false, ispirate dal diavolo, sono manipolazioni sataniche. Il trucco in una donna vuole portare quella donna ad avere un colore diverso, un colore che non è il suo colore originale. Come ho detto, le creme che le persone di colore che hanno la pelle nera vogliono usare delle creme per diventare più bianchi. E questa è una realtà, esistono queste cose. Delle sorelle di colore mi hanno raccontato, delle sorelle africane, che loro, prima di conoscere Cristo, usavano delle creme per diventare più bianche. Fratelli, sono cose contrarie al volere di Dio, sono cose diaboliche per manipolare ciò che Dio ha creato, fratelli e sorelle. Ed è peccato, io lo voglio dire apertamente, è peccato cercare di manipolare il nostro aspetto che Dio ci ha creato. Se io volessi cambiare il colore della mia pelle e per fare questo usassi degli stratagemmi umani, questo è peccato. Il trucco deve essere tolto dalle vere figlie di Dio. Certi tipi di cosmetici che vogliono modificare l'aspetto esteriore. Amen. Gioielli, orecchini, braccialetti e anche i tatuaggi, ovviamente, sono tutte cose che hanno una procedenza diabolica, che non vengono dallo Spirito di Dio e non devono fare parte del popolo di Dio. Se qualcuno di voi ha delle curiosità, perché so che è venuta questa curiosità a qualcuno, possiamo usare delle creme per la salute, per l'igiene? Allora, questo è diverso, fratelli. Ogni tanto, se tu hai un bisogno, se per esempio hai delle irritazioni, ho detto delle irritazioni, non delle rughe, se tu hai delle bruciature o delle irritazioni nella pelle, puoi usare. Prima prega che Dio tolga quelle cose. Ma io penso, biblicamente, secondo quello che lo Spirito Santo mette nel mio cuore, che non è peccato usare una crema per portare un sollievo da quelle irritazioni o da quelle bruciature. Quello è una cosa per la salute, per l'igiene, possiamo dire per la salute, ma non è una vanità. Ma se tu vuoi usare delle creme per evitare le rughe, quella è una vanità e noi non dobbiamo usarle. Amen. Sono stato chiaro, per la grazia di Dio. Amen. E fratelli, voglio che sia chiaro che se io sto registrando queste riflessioni è per la gloria di Dio, è per il bene della Chiesa, per l'edificazione, per la santificazione di ognuno di noi, per la
edificazione del corpo di Cristo, non per criticare, non per giudicare, ma per edificare, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, la nostra vita in Cristo. Perciò noi dobbiamo togliere tutte quelle cose che vogliono modificare il nostro aspetto, che vada al di là dell'igiene personale. Anche riguardo a certi profumi noi dobbiamo stare attenti. Certi profumi sono creati con l'intenzione di attirare il sesso opposto, per creare un'atmosfera o una attrazione fisica con un certo tipo di profumo che può emanare la seduzione, che può emanare la sensualità. Perciò noi dobbiamo stare attenti anche da certi tipi di profumi che vadano al di là dell'igiene. Non è sbagliato usare dei deodoranti per l'igiene, ma non devono andare oltre la salute, la cura personale e l'igiene. Ma ci sono certi profumi che ostentano la seduzione, la sensualità, l'attrazione fisica. E noi dobbiamo stare attenti, perché anche lì c'è un'influenza di Satana. Amen. Voglio toccare il tema dei gioielli. Anche da ogni tipo di gioiello, bigiotteria, orecchini, collane, braccialetti, il popolo di Dio, i figli e le figlie di Dio devono astenersi, perché sono oggetti di vanità. Come dice qui, prima Pietro 3:3, il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, e poi toccheremo il punto dei capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti. Portare i gioielli d'oro, anche quella è una vanità. Fratelli, noi non dobbiamo portare questi oggetti. Se vi ricordate, quando il popolo fece i vitelli d'oro, ai tempi di Mosè, il popolo che era nella carnalità e nella ribellione e nell'idolatria nei confronti di Dio, fecero il vitello d'oro ricavandolo da oggetti d'oro che portavano negli orecchi, collane e cose simili, anelli e soprattutto orecchi che portavano nel loro corpo, e ricavando, mettendo insieme tutti quegli oggetti, il popolo fece il vitello d'oro. Perciò, fratelli, spiritualmente, biblicamente, non è buono che le figlie di Dio portino orecchini, perché anche l'orecchino buca, ascoltate, buca il corpo. Gli orecchini, i piercing, e i tatuaggi, eccetera, eccetera, danneggiano il corpo. Un orecchino buca, fa un buco nel corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Perciò, fratelli, il popolo di Dio, gli uomini e le donne di Dio in modo particolare, devono togliere quell'esteriorità. Gioielli, anelli, orecchini, collane, eccetera, eccetera, nel potente nome di Gesù. L'unico tipo di anello che io credo che è permesso da Dio è l'anello nuziale, la fede, cosiddetta fede matrimoniale, ma anche quella non deve ostentare orgoglio né vanità, deve essere semplice. Che il Signore ci aiuti, fratelli, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Perciò il popolo di Dio deve avere la saggezza, il popolo di Dio deve avere il discernimento, la saggezza, la prudenza anche in queste cose. E io credo fermamente che i gioielli,
collane, orecchini, braccialetti non sono nella volontà di Dio per il popolo del Signore. C'è un altro brano molto significativo nel libro della Genesi che vi voglio condividere prima di finire questa parte. Gloria al Signore, questo insegnamento. Genesi, amen, al capitolo 35, alleluia, quando Dio apparve a Giacobbe, Giacobbe, Dio disse a Giacobbe, Genesi 35, leggiamo brevemente questi versi: levati, sali a Betel e dimora là e fa in quel luogo un altare al Dio che ti apparve quando fuggisti davanti a tuo fratello Esau. Dio chiamò Giacobbe a salire, e questo rappresenta la consacrazione, ad avere una comunione più intima, più profonda con Dio. A costruire un altare rappresenta l'adorazione, alleluia, la resa a Dio. Dio gli disse: sali, levati, sali a Betel, casa di Dio. E allora Giacobbe, quando udì la voce dell'Eterno, disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: rimuovete dal vostro mezzo gli dei stranieri, cioè gli idoli, purificatevi e cambiate le vostre vesti. Vedete? Quando Giacobbe udì, alleluia, il santo richiamo di Dio a una maggiore consacrazione, a una maggiore adorazione, intimità con Dio, con lui, alleluia, Giacobbe disse al suo popolo, alla sua famiglia e al suo popolo di togliere gli dei stranieri, gli idoli, di purificarsi, amen, e di cambiare le loro vesti. Vedete che per servire Dio, per seguire Gesù Cristo, per essere veri uomini e veri adoratori, veri uomini e donne consacrate a Dio, tu non ti puoi vestire come vuoi, devi cambiare le tue vesti. Anche quello rappresenta la trasformazione, la purificazione. E poi Genesi 35 verso 3, Giacobbe disse: poi leviamoci, andiamo a Betel e io farò là un altare, alleluia, al Dio che mi esaudì nel giorno della mia avversità e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Giacobbe disse: alziamoci, leviamoci, saliamo verso il Signore. E allora dice nel verso 4 che essi, cioè la sua famiglia, il popolo, diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli orecchini che portavano agli orecchi. Ascoltate, quando il popolo udì quella parola, che dovevano purificarsi, dovevano consacrarsi, dovevano cambiare le loro vesti, loro, e togliere, che dovevano togliere gli dei, gli idoli falsi di mezzo a loro, il popolo diede tutte quelle cose, gli idoli, nelle mani di Giacobbe, ma diedero anche gli orecchini, perché loro capirono che quelle cose erano cose dei popoli pagani, erano cose, ornamenti che avevano una procedenza demoniaca, una procedenza che non veniva da Dio. Erano oggetti pagani, di vanità, che usavano i popoli pagani. Alleluia, gloria al Signore. E il popolo diede nelle mani di Giacobbe, ascoltate,
tutti quegli dei, gli idoli che avevano nelle loro mani e gli orecchini che portavano gli orecchi. E Giacobbe li nascose sotto la quercia che si trova vicino a Sichem. Fratelli, tutte quelle cose sono cose pagane, gli orecchini, i gioielli, le collane, i braccialetti. Sapete che a volte io vado in giro a evangelizzare, e a volte vedo certi africani, non per fare una discriminazione, in ogni razza ci sono queste abitudini, in Brasile ma anche in Europa, braccialetti che hanno dei significati occulti, dei bracciali che le persone mettono, che hanno dei significati occulti e che spiritualmente legano e opprimono le persone. In Africa ci sono certi riti che fanno nei braccialetti dove mettono delle maledizioni su quegli oggetti. In giro ci sono degli africani che portano in giro dei braccialetti colorati fatti con dei tessuti che sembrano belli per i giovani, eccetera, eccetera. Sembrano cosiddetti braccialetti, come li chiamano? Vabbè, diciamo così, di moda, esotici, ma che hanno dei influenze occulte, e noi non dobbiamo mettere quelle cose né permettere che i nostri figli le indossino. Noi dobbiamo stare attenti che i nostri figli non indossino quei braccialetti consacrati al diavolo, che hanno delle influenze occulte, malefiche e tenebrose. Perciò, fratelli, io sono certo che tutte queste cose Dio non le gradisce in mezzo a noi, perché hanno delle origini pagane, occulte e diaboliche. Gioielli erano, tra virgolette, i grandi re, le regine pagane in Egitto, in Babilonia, che usavano tutti quegli oggetti di vanità, di esteriorità, di seduzione, di immoralità, per abbellire i loro corpi in un modo ostentoso, in un modo che ostentava la vanità. E noi, come figli di Dio, come popolo di Dio, dobbiamo separarci da quelle cose, dobbiamo togliere di mezzo quelle cose. Amen. Il vostro ornamento non sia quello esteriore di portare gioielli, eccetera, eccetera, orecchini che danneggiano il corpo, collane, che anche nelle collane ci sono simboli diabolici, occulti, sono cose che portano dei legami, e noi dobbiamo togliere di mezzo i braccialetti, come dicevo, il trucco, che come vi ho spiegato ha un'origine demoniaca, falsa, per modificare l'aspetto di una persona, i cosmetici, eccetera, eccetera. Sono cose che devono essere tolte dai veri figli e dalle vere figlie del Dio Altissimo, dal Dio Onnipotente, dal Dio Santo. Il popolo di Cristo, la Chiesa di Cristo, deve togliere quegli ornamenti esteriori, vanità ed esteriorità, perché non sono da parte di Dio. Amen. Chi ha orecchie da udire, oda. Padre, continua a illuminarci con la tua parola, con i tuoi insegnamenti. Manda ancora la tua parola di verità nei nostri cuori, che ogni persona, ogni fratello, sorella che ascolta questa parola sia toccata, alleluia, compunta nel loro cuore, sia liberata, Signore, dall'esteriorità, dalle ornamenti, dalle vanità, dalle lusturie, dalle, alleluia, seduzioni del mondo e del diavolo, nel nome di Gesù. Spezza i legami col mondo, con la
vanità, con l'esteriorità, nel nome di Gesù, con la falsità, con la menzogna, nel nome di Gesù. Aiutaci a essere semplici, umili, puri, Padre, e a non farci condizionare né influenzare dalla corrente di questo mondo di tenebre, nel nome di Gesù. Purifica i nostri cuori, le nostre menti e i nostri corpi. Dacci la saggezza, Padre, il discernimento, l'intelligenza di, Signore, alleluia, di vestirci, di, alleluia, di curare il nostro aspetto fisico nella guida dello Spirito Santo. Alleluia, aiuta ogni fratello, ogni sorella, recalamassai, nel nome potente di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Cristo, per la gloria tua, Padre. Amen. Gloria al Signore. Amen. E amen. Alleluia.